Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Siamo finalmente arrivati alla fine di questa estemporanea rubrica sulla grande ruota. La settimana scorsa abbiamo parlato del dominio concordante delle terre esterne, ciò che si trova al centro della ruota. Non ci resta che parlare di un ultimo argomento. In cima alla guglia che svetta al centro del dominio concordante c'è una struttura, un gigantesco toroide, un anello cavo, al cui centro è stata costruita una città. Viene chiamata con molti nomi, il toroide, la città al centro dell'universo, la città delle porte. I suoi abitanti la chiamano semplicemente la gabbia, ma il suo nome reale è Sigil. Anche se tecnicamente parte del dominio concordante delle terre esterne, Sigil fa tutta una storia a sé. Non è infatti possibile entrare a Sigil direttamente alle terre esterne. L'unico modo per entrare in città o uscire dalla città è usare uno degli innumerevoli portali magici che collegano Sigil a qualunque altro punto della Grande Ruota. Sigil è la città neutrale per eccellenza, retta da un'entità che mantiene la sua totale neutralità e impedisce agli dèi e alle altre grandi potenze di accedere alla città. La Signora del Dolore, ne parleremo più avanti. Sigil è anche dove hanno sede le grandi fazioni politiche che fondamentalmente si contendono le aree di influenza dei piani esterni, e Sigil è anche il luogo dove chiunque prima o poi, volontariamente o meno, che abbia intrapreso un viaggio planare, capiterà, può capitare, probabilmente è già capitato. Per gli standard del piano materiale, Sigil probabilmente non è comunque il posto più ospitale dove vivere. Pioggia sporca, neve, grandine, freddo, il clima di Sigil non è così clemente. In alcuni quartieri, soprattutto nel quartiere della Forgia, si sta un attimo meglio per via del fatto che la quantità di fornaci presente riesce a riscaldare l'aria, ma Sigil rimane un posto parecchio cupo, umido, la cui atmosfera è carica di smog e caligine prodotta dall'incredibile quantità di strutture e mezzi di produzione presenti nella città al centro dei piani. La stessa architettura di Sigil sembra pensata per rendere la città ancora più opprimente. Gli abitanti permanenti di Sigil sono circa 1 milione, anche se la città normalmente contiene 3 o 4 volte questo numero di persone, ma stiamo comunque parlando di una superficie lunga 20 miglia e alta 5, quindi in realtà, almeno in teoria, la densità di popolazione non è così alta. Ma il fatto che la maggior parte dei palazzi stiano strutture particolarmente strette, verticalizzate, piene di inferriate barriere, lame, scale a chiocciola che s'avvitano in torri abbastanza sbilenche, dà al tutto l'impressione di una città molto più compatta e stretta di quella che è effettivamente. Soprattutto per quanto riguarda gli abitanti che vengono dal piano materiale e da alcune delle zone più selvagge dei piani esterni come Arborea, l'architettura è resa ancora più cupa dal fatto che praticamente il legno a Sigil non è considerato un materiale di costruzione, anche perché non esiste flora nativa se non alcune specie di rampicanti infestanti che
vengono costantemente rimossi dalla città. Quindi in realtà quello di cui la città è fatta è principalmente pietra e metallo che viene o importata attraverso i portali da altre zone della Grande Ruota, ma che soprattutto viene creata magicamente e usata per costruire sia gli edifici che qualsiasi altra struttura. In un mercato di sigil, le bancarelle probabilmente sono fatte in metallo temprato, non in legno. Anche la cassetta della frutta di sigil probabilmente è metallica. Per quanto la città abbia una sua suddivisione in quartieri che dipendono da qual è la principale attività che viene svolta in quel luogo, non è possibile tracciare una piantina precisa di sigil, ma solo una sua approssimazione. Alcune zone rimangono costanti, alcuni degli edifici più antichi e importanti vengono costantemente mantenuti, ma i Dabus, quelli che si occupano della costruzione di sigil, smantellano costantemente nuove aree per ricostruirle da capo secondo nuovi schemi architettonici, e la Signora del Dolore è in grado di manipolare fisicamente la geometria delle strade per creare percorsi labirintici con cui intrappolare quelli che l'hanno in qualche modo contrariata o semplicemente per divertirsi. Al di sotto delle strade di Sigil c'è un altro labirintico sistema di catacombe dove sono sepolti alcuni dei Davus più importanti e ci sono anche alcune strutture dei Cinerei, ma in realtà nulla in città, catacombe comprese, sembra essere più antico di un migliaio di anni, che è una cosa strana per una città che tecnicamente sorge dall'alba dei tempi. Ci sono voci per cui sotto lo strato delle catacombe, in un'area che è stata totalmente sigillata dai Davus, ci sia una rete di dungeon ancora più antichi, risalenti a un'epoca passata. Ovviamente però queste sono più che altro speculazioni, perché anche se qualcuno ha trovato quest'area, non è mai tornato indietro per raccontarlo. Sigil è chiamata la città delle porte per via del grande numero di portali planari che è presente all'interno della città, e sembra che la Signora del Dolore possa estendere un controllo su questi portali, decidendo chi può passare, chi no, quali portali rimanere attivi e quali invece chiudere, anche se sceglie raramente di esercitare questo controllo e normalmente solo per tenere fuori le più grandi minacce per la città. Per il resto, gli abitanti di Sigil fanno praticamente un uso quotidiano dei portali planari e per loro sono uno dei fatti normali della vita. Esistono tre principali tipi di portale a Sigil. Quelli più classici ma meno diffusi sono i portali permanenti, che si aprono in specifiche zone della città, normalmente dentro o vicino alle sedi di fazioni che hanno un interesse nel piano dove questo portale conduce, e che, in quanto permanenti, conducono da Sigil a uno specifico punto dei piani esterni o dei piani interni e viceversa. Vi sono poi i portali mobili, le cui estremità si aprono in punti non casuali, perché ogni portale si apre sempre in concomitanza di una porta, di un arco o di un'altra struttura concettualmente legata al passaggio, ma le due estremità non restano fisse nei punti in cui si creano. Periodicamente sia l'una che l'altra si spostano. Alcune fazioni di Sigil tengono anche dei registri per indicare i movimenti di questi portali mobili. Alcuni sono effettivamente precisi come orologi, quindi per tot giorni
una parte del portale si aprirà nella porta in quello scantinato e condurrà all'arco che dà su quella piazza, poi per un'altra settimana il punto di entrata si sposterà su un tombino del piano materiale e il punto d'uscita all'interno della porta sul retro di un bar di Sigil per poi ritornare nella configurazione precedente. Altri invece seguono in realtà degli scambi così complessi che in alcuni casi in migliaia di anni non si sono mai visti ripetersi. Non sono comunque i portali più strani, perché il primato di portali più bizzarri va a quello che i prigionieri chiamano i portali temporanei, cioè dei dotti planari che si aprono da un qualche portone di sigillo o da un qualche passaggio di sigillo, apparentemente casualmente, in un qualsiasi altro punto concettualmente relativo al passaggio di un qualsiasi altro punto della grande ruota, piano materiale compreso. Questi portali hanno causato la presenza in città di una grande quantità di orfani dei portali, cioè persone che durante la loro vita quotidiana nel loro piano d'origine hanno attraversato un varco, probabilmente senza neanche rendersene conto, e il varco si è poi chiuso alle loro spalle, intrappolandoli virtualmente per sempre nella città delle porte. La maggior parte dei portali, infatti, per funzionare ha bisogno di una chiave, ma quale chiave corrisponda a quale portale non è spesso immediatamente comprensibile. Quindi è possibile che una persona che abbia attraversato la porta per andare in cucina con dei piatti sporchi in mano abbia accidentalmente usato i piatti sporchi come chiave di quel portale e se poi una volta arrivata a Sigil non è più in possesso di quei piatti o magari non sono più sporchi, quel portale, anche nel caso fosse rimasto stabile, cosa improbabile, sarebbe comunque permanentemente bloccato perché la chiave non esiste più. Questa regola delle chiavi vale per praticamente tutti i portali, solo che per i portali stabili e per buona parte dei portali intermittenti, quale sia la chiave è perlomeno noto a qualcuno. Una volta rimasti intrappolati a Sigil, queste persone hanno cercato in qualche modo ad adattarsi alla città, ma il suo funzionamento molto bizzarro, soprattutto per chi viene dal piano materiale, lo rende difficile, o hanno passato il resto della loro esistenza nella minuscola speranza di riuscire in qualche modo a ritornare a casa. Ora, rimanere bloccato in un portale di Sigil apparentemente può sembrare un evento raro perché bisogna che il portale si materializzi casualmente vicino a una persona e che questa persona casualmente lo attraversi mentre è casualmente in possesso di un oggetto atto a fungere da chiave. Il fatto è che a Sigil si manifestano continuamente di questi portali e i piani sono infiniti, quindi per quanto questo possa essere raro, in ogni momento a Sigil ci sono centinaia, se non migliaia, di orfani dei portali che rimangono intrappolati lì dentro. Per adesso ho citato più volte la signora del dolore, ma chi è la signora del dolore? Tecnicamente si può dire che sua serenità, come viene chiamata dagli abitanti, che evitano accuratamente di pronunciare il nome signora del dolore per non attirare la sua attenzione, è la sovrana di Sigil. All'interno della città ha un potere assoluto, tanto che lei è quella che tiene gli dèi al di fuori della città ed è dotata di un potere praticamente divino, anche per quello che è in grado di manipolare l'ambiente nella città. Diciamo che a tutti gli effetti, Sigil sembra essere il dominio planare
della dea Signora del Dolore. Se non fosse che la Signora del Dolore non solo non vuole assolutamente essere venerata, ma fa sparire e uccide in maniera atroce chiunque abbia anche solo il pensiero di trattarla come una divinità. Non è chiaro perché si narra che la Signora del Dolore all'inizio aveva un compagno, una divinità specifica dei portali, ma che poi lo uccise e reclamò il controllo della città, anche se nessuno a Sigil racconta questa storia ad alta voce per non attirare le ire della Signora del Dolore. Non si sa neanche quali siano effettivamente gli scopi della Signora del Dolore, se non quello di mantenere il controllo sulla città al centro dell'universo, tenere fuori tutte le divinità e le potenze planari e non interessarsi in realtà nei dettagli della politica cittadina. Nella manutenzione della città, la Signora del Dolore è aiutata dai Dabus, che sono gli unici veri prigionieri nativi della gabbia. Sono degli esterni che si occupano della manutenzione e della costruzione degli edifici della città. Non si sa da quale altra specie esterna se siano originati, se siano effettivamente nati con la città stessa. Se interrogati, loro dicono che quello che loro fanno è perché gli viene ordinato dalla città, ma non elaborano sull'argomento. C'è anche da dire che è difficile discutere con un Davus perché non parlano, emettono delle immagini sulla loro fronte che fondamentalmente sono rebus. Sta all'interlocutore interpretare quello che il Davus sta dicendo. Inutile dire che la maggior parte degli abitanti di Sigil non ci prova neanche, lascia perdere i Davus fin tanto che i Davus lasciano perdere lui. Anche nel caso dei Davus, quale sia effettivamente il loro scopo e le loro motivazioni non è del tutto chiaro. È certo però che abbiano fatto sparire gente che per qualche motivo avrebbe potuto mettere in pericolo la città e sorvegliano in maniera molto accurata chiunque crei disordine o comunque si comporti in maniera non consona a quello che loro ritengono ciò che è corretto per la città. Non è infrequente che un gruppo di Davus demolisca una casa senza alcun avvertimento per costruire un qualche altro edificio e poi ricostruisca quella casa da un'altra parte della città, sostanzialmente facendo traslocare in maniera forzosa gli abitanti e sempre senza fornire spiegazioni al di là che la città gli ha detto di farlo. Per quanto la Signora del Dolore sia di fatto il sovrano della città, anche se non il dio, non si occupa né della politica locale né della politica planare. Questo infatti è in mano alle fazioni di Sigil. Ma per questo video diciamo che è tutto. Di quali, quante e cosa siano le fazioni di Sigil parleremo nel prossimo video. O, per meglio dire, ne abbiamo già parlato nel primo video della serie che concettualmente segue questo. Sì, la serie sulla grande ruota è stata concepita per essere se stessa una grande ruota, perché sono un pirla. In questa serie comunque io non ho fatto altro che scalpire la superficie di quella che è realmente l'ambientazione del Planescape. Come ho detto, per scendere nei veri dettagli ci vorrebbe un intero canale dedicato che va al di là degli scopi del mio. Vi lascio dei link in descrizione se volete approfondire la cosa. Ci sono effettivamente tonnellate di materiale, anche un'ambientazione di quelle più vecchie, quindi è una di quelle per cui è stata prodotta più roba nel corso degli anni. Per questo video invece è tutto, e questo sarà anche l'ultimo video della serie del D20 per questa stagione.
Settimana prossima, come tradizione, avremo il video di lezione di storia che chiude la stagione del canale. Quest'anno una cosa un po' diversa dal solito. Io comunque, come sempre, sono il Master Kai. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video.